tutto si può dire tranne che la giustizia funzioni. È qualcosa di necessario per la giustizia, perché si vede che non funziona, è palese, c'è troppo intasamento. È necessario che anche la categoria della magistratura venga responsabilizzata. La separazione delle carriere potrebbe garantire anche più posti per gli aspiranti magistrati, gli aspiranti pubblici ministeri. Già in generale il senso di giustizia oggi si è abbastanza perso. Sappiamo bene il perché, soprattutto i residenti a Napoli e chi abita proprio in Campania. Anche alla luce soprattutto delle recenti vicende, sia di Palamara ma anche il caso Amara, la magistratura abbia assunto una deriva che la sposta dalla semplice funzione giurisdizionale che le è costituzionalmente attribuita verso altre funzioni più grigie e più, potremmo dire, per usare un inglesismo, borderline, che escono dal dettato costituzionale. I punti salienti, diciamo, di questo referendum andrebbero comunque a tra virgolette sanare quelle che ancora oggi sono le cose che più interessano al popolo italiano, soprattutto. Per esempio la separazione delle carriere, perché è ovvio che se ci fossero pubblici ministeri e giudici, diciamo, con la separazione, i pubblici ministeri sarebbero assunti in misura maggiore rispetto ai giudici, e quindi ovviamente la giustizia, almeno quella penale, andrebbe più veloce. Potrebbe essere un qualcosa di positivo non soltanto per la giustizia e per i cittadini, ma anche per chi aspira a ricoprire quelle cariche, perché sicuramente ci sarebbe più posti. Quindi, dato che la richiesta è molto alta già normalmente e ogni anno vi sono tantissimi studenti anche preparati che devono essere scartati, magari aumentando i posti potrebbe essere una cosa positiva, insomma. Che non è giusto, ad esempio, che un magistrato non paghi quando c'è una sua responsabilità, quindi l'introduzione del dolo è una forma di garanzia anche nei confronti del cittadino che subisce una sentenza ingiusta. Abbiamo avuto svariati di casi in Italia, quindi credo che su questo e sugli altri temi del referendum sia doveroso intraprendere una battaglia, soprattutto per noi giovani che vogliamo domani essere componenti degli organi giurisdizionali italiani, quindi della magistratura, e domani anche del Consiglio Superiore della Magistratura. I limiti agli abusi della custodia cautelare, perché è una giustizia comunque che garantisce un equo processo, e soprattutto oggigiorno, anche se vogliamo citare ad esempio il caso di Corona, Fabrizio Corona, che conosciamo tutti quanti, un personaggio pubblico, non è stato fatto un processo equo, o quantomeno quanto si è visto dai social, che purtroppo oggi danno anche cattive informazioni, quindi purtroppo poi si deve andare a vedere effettivamente dalla fonte, quindi all'origine delle fonti, qual è appunto la verità. L'equo processo è fondamentale per la giustizia proprio. Credo che al giorno d'oggi ci siano veramente molti abusi, ma proprio in generale nei carceri e tutte queste cose qui, proprio che non giustificano l'abuso che hanno sulle persone, al di là di quello che hanno commesso, che hanno fatto cose che si sa che non dovrebbero fare, però questo non giustifica ogni forma di violenza nei loro confronti. Devono comunque passare per la giustizia, che sia giustizia. Se qualcuno si perde giusto anche qualche secondo della sua vita e spende giusto qualche secondo del suo tempo in maniera, secondo me, abbastanza esatta, vede che effettivamente queste riforme sono oltre che giuste, ma soprattutto che potrebbero aiutare effettivamente comunque Napoli, e soprattutto ad abbattere un parolone grande, ma la criminalità. È necessario che anche la magistratura si sleghi dal retaggio quarantottino, potremmo dire, e si inserisca anch'essa in una società ormai progredita, e che dalla Costituzione comunque la separano circa 73 anni di società, appunto, e di evoluzione. Abbiamo un problema, cioè la partecipazione diretta, come c'è nelle istituzioni, il Parlamento e tutte quelle rappresentative su base elettiva, non è consentita ad oggi in magistratura. Non è consentita perché, ad esempio, per candidarsi al componente del CSM c'è bisogno di un numero di firme troppo imponente, 25,
che implica l'appartenenza ad una delle celebri correnti interne alla magistratura. Questo non fa altro che prorogare l'esistenza di questo gioco di potere, che è sostanzialmente basato sulle, diciamo, esigenze dei cittadini, che in realtà però va soltanto a sostanziare interessi, non dico clientelari, ma comunque individuali e personali. Questo ci mette in difficoltà, perché noi da studenti di giurisprudenza che vorremmo un domani ambire al concorso in magistratura e alla carriera negli organi giudiziari non siamo per nulla invogliati, perché sentiamo parlare di scandali giornalistici, sentiamo parlare anche di corruzione, di nomine pilotate, e questo sicuramente non invoglia, anzi allontana uno studente dal concorso in magistratura. Questo è un problema serio che a nostro parere va affrontato, e una forma di democrazia diretta quale quella del referendum è sicuramente il modo migliore per esprimere la volontà popolare in merito.